Il ponte magico continua. Ponte magico di storia. Ecco a voi il tavolo della storia. Qui abbiamo il grande mago giornalista, il giornale del Lazio, la sua consorte grande nel senso grande. Signora, lei che ci vuole dire? Quanto è grande? Grande, vabbè, potrebbe essere pure più grande, ma accontentiamoci. Qui abbiamo la fata e il mago che vengono da Taranto. Qui abbiamo Santovetti, che è santo Santovetti, con la moglie. Abbiamo qui l'amica di fata pittura, cioè artista fata pittura, la vedete? Adesso qui ci abbiamo Mago Ruffischi, la moglie di Santovetti, e poi ci abbiamo lui, è difficile che riusciremo a parlare. E qui ci abbiamo Mago Ruffischi. Beh, Colonna e Garbatella. Allora, c'era stato il fatto di Abbaia dei Porci. Abbaia dei Porci. Sapete che a Cuba, mi chiamò e mi dice: Garbatella, vieni giù, ti devo parlare. Allora, dai, giù, può essere commendatore. No, aspetta, non è registrato. Come la dici? Commendatore. Solamente in differenza, dimenticare mai di me. No, non vi dimenticate mai di lui, non vi dimenticate mai di lui. E se non avrai da dire, se non avete niente di particolare, non ti devi preoccupare, non vi dovete preoccupare, ci rivediamo troppo. Lui saprà capire, ma me basta di sapere che mi pensi anche un minuto, perché io so contattarmi a te. Questo è il Garbatella che sta raccontando alcuni episodi che però non vi diciamo perché sono segreti e ve li diremo quando lui, il giornalista del giornale del Lazio, li registrerà per tempo. Pensi che poi? A qui è il direttore di doppiaggio. La maggior parte sta parlando del doppiaggio, che lui doppiaggio, regime, doppiaggio. Lo so, tanto è vero che siamo degli attori. Anche quando se potevano lavorare, ci che ti sei innamorato. Ora lavorava con l'americana. Però, come era un bravo direttore. Dico la pausa, non nominare. Beh, io sono arrivato molto dopo. No, io. Alla prossima. Allora, alla prossima. Alla prossima.